tutte ragazze, eccomi tornata con una nuova puntata della Makeup Collection e oggi parleremo di blush. Dovete sapere che rispetto ad altre cose che vi ho mostrato fino ad adesso, il blush è un po' una fissa, infatti lo noterete dalla quantità che ve ne mostro, ovviamente nulla in paragone ai grandi youtubers, anche perché dico sempre, queste sono tutte cose che mi sono sempre comprata solo io, cioè non mi hanno ancora mai inviato nulla a livello di makeup. Iniziamo subito. Ho diviso un pochino per marche questa volta e iniziamo dalla Essence. Vi mostro un blush che ormai avete visto in molti video anche miei ed è il Blush Up. Lo apro e ho questo qui che è quello sfumato che va dall'arancione al rosa. È il numero 10 Heat Wave. È un blush molto molto carino, innanzitutto molto pigmentato. E se prelevo la parte arancione, è appunto questo bell'arancione carico. Se prelevo la parte rosa, è questo bel rosa fucsia. Come vedete, una volta applicati non si vanno a perdere quando vanno a sfumarsi, infatti vanno applicati con molta moderazione e se li mischio invece a un bellissimo color pesca, che sarebbe questo qui. Dov'è? Sembra più rosa, ma vi assicuro che è un color pesca. È un blush appunto molto pigmentato per il prezzo che ha, è veramente un ottimo blush. E l'ho portato anche in vacanza perché è un ottimo prodotto in quanto a versatilità e perché appunto si hanno praticamente tre blush in uno. È un pochino polveroso, ma sinceramente per quanto viene è veramente un ottimo blush. E a questo do voto 7,5. Altro blush essence che penso anche questo lo conosciate è il Silky Touch Blush. Ed è questo blushino piccolino, infatti è anche meno a livello di grammi con questo, anche, oltre che di grandezza. E io ho la colorazione 20 Babydoll. Vi dico la verità, è l'unico blush che finisco regolarmente e ricompro sempre. E spesso e volentieri in questa tonalità, appunto, che è questo bellissimo rosa che non si vede, ve lo swatcho, questo rosa che come vedete una volta sfumato, qui non l'ho ancora sfumato molto per farvelo vedere, rimane molto naturale, dà proprio quell'effetto sano e luminoso, tra l'altro è più o meno opaco, che non ha glitter, risulta un pochino satinato e luminoso ma non ha glitter all'interno. E tra l'altro su di me, sta cosa so che non è su tutte, insomma, su di me ha una durata pazzesca e lo metto la mattina e la sera ancora trovo tracce di blush quando mi vado a struccare. Quindi assolutamente è un ottimo blush, viene pochissimo e vi straconsiglio di provarlo se non l'avete ancora provato. E il mio voto per lui è 8, un po' di più rispetto al blush che vi ho mostrato prima, perché effettivamente mi dura di più proprio a livello di tenuta. Poi, passando alla Moi. La Moi sono i blush più economici che ho, perché vengono 1,20 euro circa e ne ho due. Vi mostro il primo, che è il blusher shade 1. Ed è questo blushino qui. Inizia anche a vedersi la cialdina sotto. Vi dico la verità. Quando mi arrivò, vi faccio vedere la dimensione rispetto ad esempio a quello Kiko. Come vedete è davvero piccolino. Pensai questo tempo un mese lo finisco. Invece ce l'ho da tanto ed è praticamente uno di quelli che uso quasi tutti i giorni. Cioè lo uso da veramente tanto. Eppure come vedete sì, si sta consumando ma ancora ce n'è molto. È un colore che mi piace molto, è un rosa pesca ed è questo colore qui che una volta swatchato si nota davvero poco.
vedete, è molto chiaro comunque rispetto anche agli altri. E infatti in inverno è proprio perfetto perché su di me, che sono chiarissima, specialmente appunto d'inverno, non posso mettere questi blush, se no super forti, se no sembrerei davvero Heidi. E la particolarità di questo blush è che, non so se si noti, e se lo vedete così all'interno si vedono dei micro glitter. Ma una volta swatchato rimane molto luminoso, ma non ha glitter visibili all'interno, cioè non si vede proprio il glitter. E questa cosa mi piace molto. E a questo blush do voto 7,5. E soprattutto appunto per il costo, secondo me sono dei blush favolosi. Quest'altro me l'ha inviato Irene, che saluto. E si chiama Blusher Bubblegum. Appunto, per il suo colore super sparaflesciato, è proprio un bellissimo fucsia che adesso in estate sto usando tanto. In inverno magari lo userò se dosato, perché vi faccio vedere, è davvero molto pigmentato e ve lo metto vicino a quello di prima per farvi vedere la differenza quanto è fucsia uno e quanto è chiaro l'altro. Ed è molto molto bello, questo è completamente opaco ed è molto molto carino appunto. Anche questi hanno un'ottima tenuta su di me e appunto per il prezzo che hanno io li comprerei tipo di ogni colore. E quindi anche a lui do voto 7,5. Passiamo alla Elf. E della Elf ho il blush che vi feci vedere nel video haul della Elf, che è questo blushino qui, il Twinkle Pink, che è questo bellissimo rosa e pieno di glitter dorati all'interno, che lo sto usando davvero tantissimo adesso in estate. Non so in inverno quanto riuscirò a sfruttarlo, onestamente. Allora, vi dico che a livello di pigmentazione di colore non è un granché. Non so nemmeno quanto si noti. Come vedete, questo bellissimo colore è un bel rosa con appunto all'interno tutti quanti glitter. Cioè, se vedete è veramente bello, bello, bello. Ma una volta che lo sfumo, va molto, molto, molto a perdersi il colore. E infatti lo sto usando prettamente sopra dei blush o in crema o opachi, perché effettivamente non mi va a fare quell'effetto carino che a me piace, che dà quel tocco di colore, diciamo. E è molto polveroso, però dico la verità, a me piace tantissimo, lo uso tantissimo e quindi comunque ve lo consiglio. E lo uso soprattutto di sera o comunque d'estate, magari azzardo anche di giorno essendo molto luminoso. E comunque gli do 7. Altro blush e Elf che ho ormai da un bel po' di tempo è questo blush qui, che si chiama Elf, magari se lo giro lo vedete, HD Blush. Ah, vi dico la verità, l'avevo provato perché mi piaceva molto l'idea e mi piaceva molto il packaging. L'idea di questo blush con il dispenser e in crema, cioè il blush in crema ovviamente, e boh, lo volevo provare, mi sembrava un'idea carina. Parte che sto vedendo che è diventato acquosissimo, non so se si nota. Boh. E ok, lo sbatto. Sta di fatto che non riesco ad usarlo e mi lamento sempre di magari alcuni blush sono poco pigmentati. Questo ha esattamente il problema opposto. È troppo troppo pigmentato e per quanto io cerchi di prendere poco prodotto esce fuori un effetto Heidi. Vi faccio vedere quanto prodotto adesso metto. Questo è il meno che sono riuscita a mettere con il dispenser, con l'applicatore. È troppo rosa, cioè non è neanche il problema che è troppo rosa, perché a me piacciono i blush così rosa. È solo troppo troppo pigmentato e per quanto io provi comunque a stare lì a sfumare,
questo sarà il risultato, proprio una chiazza di colore. E quindi sono onesta, non riesco ad usarlo e ogni tanto mi prende lo scribizzo e ci provo, ma sinceramente sono sempre poi costretta a struccarmi perché appunto non riesco ad usarlo bene. Se voi ce l'avete e avete qualche idea da darmi, fatemi sapere. Al momento io mi sento di dargli 5. Passiamo invece alla pupa. Allora, parto subito da questo qui che mi piace da morire il packaging, che è questo blush della collezione China Doll che presi in offerta all'outlet. Se avete un outlet pupa nelle vicinanze, vi consiglio di farci un salto perché in pratica trovate le collezioni passate a dei prezzi davvero molto bassi. Questo blush mi ricordo che a prezzo pieno veniva intorno ai 15 euro, che mi sembra un po' altino. E io lo pagavo intorno a 5, 4-5 euro. Ed è questo blush qui. Il packaging è davvero fenomenale, molto molto bello. E è anche molto grande, sotto ci sono 9 grammi di prodotto. E c'è appunto rappresentata questa ghiscia con un ombrello. E il blush, non so se si nota dalla fotocamera, è molto molto sbrillucichino. Infatti anche questo è uno di quelli che uso molto di sera. E vi dico la verità, mi piace tantissimo, soprattutto l'odore che ha, non so definirlo, ma è un odore buonissimo. Ma onestamente 15 euro non gliel'avrei mai e poi mai dati, perché come vedete a livello di pigmentazione, non si vede nemmeno, non è davvero molto di che, lascia solamente una scia di brillantini come vedete. E carinissimo è l'illuminante invece, che vi dirò, sul viso si nota molto di più l'illuminante, che è quello che vedete qui in alto, e non il blush. È un blush carino per quanto l'ho pagato. Ah, non vi ho detto che ho la colorazione 01, ma onestamente non è un blush da 15 euro da prendere a prezzo pieno, ecco. E lo uso anche questo, come vi ho detto, molto di sera e molto sopra anche a ombretti, sì, ombretti, a blush opachi, perché anche questo a livello di colore lascia veramente ben poco. E comunque gli do un 6,5. Altro blush pupa è questo qui ed è il soft blush ed è un blush in mousse. Ora vi dico la verità, non lo uso, cioè appena comprato lo usa tantissimo, tant'è che se vedete sta apparentemente quasi al fondo il prodotto, ma non ci vado particolarmente matta perché come avrete visto adoro i blush sui toni del rosa, rosa, fucsia, color pesca e questo come vedete è marroncino, però è molto carino, anche questo è glitterato. Ha proprio questa consistenza di mousse e sotto sulla mano ho già altri brillantini di fondo, in realtà è meno glitterato di quanto sembra e appare così e una volta sfumato, ne ho messo un po' troppo, anche questo è come tipo quello della Elf, va messo davvero pochissimo perché è molto molto pigmentato e ora lo vedete un po' scuro ma in realtà, cioè in realtà ho messo io troppo prodotto. Come vedete ha questi mico brillantini all'interno dorati e rimane molto carino, anche se vi ho detto onestamente non mi fa impazzire perché non è proprio un colore che mi piace, anche se poi effettivamente quando lo metto addosso mi accorgo che sta anche bene, però non è diciamo fra quelli che mi fa più impazzire. Mi piace molto però la consistenza in mousse e come si sfuma, perché si sfuma davvero molto 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 bene. E gli do a voto e anche a lui 6,5. E un blush che non è della Puma, ma diciamo di una sua marca, non ho mai capito bene. È questo della B Chic. E diciamo è un blush cremoso. Ed è uno dei pochi blush in crema che mi piace. E in realtà preferisco comunque quelli in polvere, mi piace molto per il colore, che è questo color pesca un po' scuro. Ed ha questo colore qui. Eccolo qua. Come vedete è molto molto carino. È
è completamente opaco anche questo e mi piace molto. Diciamo, l'unica cosa che mi dispiace di questo blush, tra l'altro sarebbe anche carino come blush da borsetta perché ha lo specchietto, comunque si applica volendo con le dita e quindi è comodo. Ma su di me, appena lo metto, praticamente 10 minuti non c'è più, ovvero cioè, su di me ha una tenuta davvero pessima. Infatti lo devo sempre, sempre, sempre tamponare sopra con un altro blush in polvere. E solitamente vado ad usare questo qui della Moa, perché anche se sembra molto diverso il colore, in realtà questo è giusto un po' più chiaro, ma se lo vado a pressare sopra, ve lo faccio vedere. Ah, questo è senza... E il blush della Moa sopra. Se ci passo il blush della Moa, come vedete, non va ad alterare chissà che il colore, ma me lo va a fissare e me lo fa durare molto di più. E quindi a lui do voto 6,5. Ho poi questo blush della New York Color NYX. E diciamo, la colorazione è Chic Glow, che è uno dei peggiori acquisti mai fatti in tutta la mia vita, perché prima o poi lo butterò. È un blush, a parte si è rotto il cosino, è un blush che il colore sembrerebbe molto carino perché è un color malva, ma non si vede, non c'è, non esiste. Se io lo swatcho ci sto su 10 ore a fare così e ve lo mostro. Quello scuro che vedete è quello della BC, che l'ho messo accanto. Come vede non c'è. Non c'è nemmeno una traccia di colore, un alone, almeno quello Elf mi lascia brillantini. Questo è veramente inutile, un blush inutile. Anzi, no, non è Chic Glow il colore, scusate. Il colore è questo qui. West Side Wine. Quindi vi dico la verità, questo l'ho preso ormai, penso, un paio d'anni fa. E è sempre stato così. Non so se la New York Color ha migliorato le sue formulazioni, perché io da lì non ho più comprato niente di loro. Da lì e da un mascara che è stato un flop. E fatemi sapere se voi magari avete provato i blush della loro linea. E non lo so, perché io non li ricomprerei mai e poi mai. E il suo voto per me è zero proprio. Vi dico, al momento ho solamente un blush, perché all'inizio avevo quello lì, diciamo, classico della linea standard, che è finito. E ho questo qui che ho preso l'estate scorsa, che è quello, diciamo, che può essere usato sia sulle labbra che sulle guance, ed è la colorazione 06 Ginger Twist. È molto carino questo, mi piace più sulle labbra che sulle guance, a dire la verità. È questo color salmone, ha un profumo buonissimo ed è questo colore. Diciamo che anche questo ha un po' il problema come quello della BC Chic. A parte non mi fa impazzire l'effetto bagnato, non so, lucidino comunque che rimane. Non so se lo vedete comunque, questo effetto un po' tipo lucida labbra, mi sembra a me. E sulle guance non mi fa impazzire. E poi anche questo, appena lo metto, se non lo presso con un brush in polvere, in quanto a blush gli do 6. Ultimo blush, e direte meno male, è questo, anzi no, no, ultimo, penultimo, è questo della Neve Cosmetics, ed è il blush So, è un blush minerale, lo vedete scritto da me perché era una mini size e l'ho messa in questa più grande, ed è un blush che a me piace davvero moltissimo. Anche questo devo dire che è un blush molto molto pigmentato, che va usato con molta moderazione, appunto sempre per il solito motivo. È questo rosa, e la cosa bella di questo blush è che è davvero completamente, completamente opaco ed ha un'ottima durata su di me. Come vedete, è un bel rosa anche questo. Sembra fucsia dalla videocamera, ma in realtà è molto più rosa. E questo, comunque, una volta sfumato, rimane un colore molto, molto naturale e un blush tranquillamente da tutti quanti i giorni. Ultimo blush, giuro. È sempre uno di Neve Cosmetics, che è quello che ho all'interno della mia palette. Ed è questo fucsia che vedete. Sembra un super fucsia. Fucsia. In realtà sì, è fucsia. Ma anche questo, se dosato
bene e può dare un effetto più strong e ho un effetto molto più naturale. Come vedete, fra i due è quello molto più fucsia. Sembrano quasi similissimi da qua, ma vi assicuro che sono due blush completamente diversi. E anche questo mi piace tantissimo. E tra l'altro, quelli della neve sono gli unici fra quelli che vi ho mostrato che non contengono schifezze. Perché gli altri sono davvero dei blush in quanto a inci pessimo, però insomma non possiamo volere tutto dalla vita. E sono quelli anche che mi durano forse di più e a questi due blush neve do voto 8. Ragazzi, mi sono accorta solamente adesso di quanto ho parlato, spero di non avervi annoiato. Fatemi sapere quali sono i vostri blush preferiti, se ne avete qualcuno da consigliarmene. Tanto i blush non sono mai troppi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!